chiedevate un altro cambio di imputazione, quindi non l'omicidio colposo, si arriverà, che cosa si aspetta? Cioè, è un processo difficile, che parte in salita da tutta mattina. Quello che noi chiedevamo non è il cambio dell'omicidio colposo, quello che noi chiedevamo è di fare un capo di imputazione non suicida. Il capo B, cioè le percosse, dove si contestano i calci che sono stati inferti al povero Riccardo Margherini che stava morendo della stella sulla spalla, non sono calci che non hanno avuto conseguenze sul corpo, ma hanno avuto conseguenze che vi sono delle lesioni che sono documentate e sono riconosciute in un verbale autoptico firmato da tutti consulenti, ricompresi quelli della difesa. Autopsia che però ha detto che non è morto per le percosse, sì, quindi... Sì, ve lo so dire, non c'entra niente la causa di morte. Il problema è che se tu contesti il reato di percosse, tu contesti un reato che è destinato immediatamente ad essere dichiarato non procedibile perché non c'è la prova. Allora, vediamo di parlare, di fotografare quello che è successo veramente. Vediamo di non perdere tempo. Non mi puoi dire contesterò eventualmente le lesioni solo adesso del dibattimento, perché esiste tutto un sistema di norme processuali e anche sentenza della Corte Europea che farebbero sì che il processo tornasse, diciamo, subisse dei rallentamenti intollerabili. Poi perché? Abbiamo le lesioni, abbiamo i calci, perché non contestare le lesioni? Se si dimostrerà che quelle lesioni sono state derivate dall'azione colpevole e dolosa dei carabinieri, bene. Se non si dimostrerà, bene. Ma è il processo che deve deciderlo, e il processo si deve fare su un capo di imputazione che rispecchi quello che è successo. Perché altrimenti non si fa un processo serio. Si fa un processo destinato ad avere il potere d'arresto, diciamo marci indietro, e diciamo, non certamente un processo spedito di guerra. Un caso che insomma, presenta delle analogie anche con il processo Tutti, tante. No, non è finito il processo Tutti. Non è finito il processo Cucchi, noi siamo fiduciosi di potervi dare le novità, l'importanza, non è finito. Però è stato ed è un processo terribile e purtroppo in questa fase questo processo somiglia molto. Infatti hanno ragione i fiorentini quando dicono non fateci prova.